questa maglia fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. E non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chilli C. Non rumba un cazzo a HTTCB. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Sandro Villani, Niang, Loiacono Esposito, Ferrante, Quinto, Giglio, Agnelli e Palazzo. In panchina Micale, Tommaselli, Berardi, La Torre, De Vivo e Maimone. Buonasera a tutti, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie, ciao. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera. In tutte le valli toscane si sparge. Io ho visto un grande Foggia verso i 20-25 minuti. Io da Cagas non mi è parso di aver visto un Cagas insomma pericoloso. Io ho visto semplicemente un grande Foggia sia al primo che al secondo tempo e non ho visto interventi. Ho visto qualche intervento pericoloso della Cagas, e comunque è stata una squadra che per tutta la gran parte della partita si è chiusa comunque in difesa. Noi dovevamo vincere per brindare il secondo posto. Abbiamo... Ciao Giuseppe. Sì. Ragazzi, stavo in diretta dallo stadio siamo, eh? Sì. Certo, come no? Prego. Niente, la squadra con la coppa in mano sta facendo il giro di campo, ragazzi. Vediamo se riesco a fare una foto, però c'è tanta gente intorno alla coppa. È difficile. Sì, oggi era dura. Avevamo di fronte una squadra tignosa, che, la quale ha bloccato anche il Lecce una settimana fa, non dimentichiamolo. E comunque, mi sentite? E comunque aveva ancora qualcosa da dire, in quanto quei quarti di finale contro di noi in Coppa se lo ricordano ancora, insomma, come è finita quella partita. E allora hanno dato anche loro tutto per tutto, però i nostri ragazzi oggi avevano in testa solo un obiettivo, la vittoria, e così è stata. Volevo fare anche...
tanti complimenti a, a Michele, ha fatto due uscite stupende, veramente da, da applausi, che comunque vanno a ricoprire il piccolo errore fatto in caso del rigore. Niente, qua è una festa, ragazzi, è una bolgia. Secondo me oggi c'è stato veramente il boom, la capienza maggiore di tutta la stagione. Credo che oltre 12.000 persone. Va bene? Ragazzi, vi saluto a tutti perché qui non si sente nulla. Grazie, grazie. Ciao Giuseppe. Quindi vi faccio una continuazione, forza Foggia, speriamo bene. Continuiamo il processo verso la Serie B. Bene, bene. Oh, io mi scuso, penso che finora c'era stato qualche problema audio, però adesso dovremmo aver risolto, immagino proprio di sì. Magari Vincenzo mi darai conferma, ma penso che... Ah sì, sì, mi dicono di sì, perfetto. Se c'è qualche domanda, altrimenti chiudo. Giuseppe, solo una cosa al volo. Hai avuto mai paura che non ce la facessimo oggi? No, a dire la verità no, anche dopo il pareggio ho sempre creduto nella vittoria, anche se comunque a un certo punto il tempo iniziava a diminuire e andare più veloce del solito, però io ho visto una squadra che comunque ci ha sempre provato e vi dico la verità, anche se comunque oggi non avremmo vinto io sarei rimasto felice lo stesso perché abbiamo veramente dato tutto quello che potevamo in campo. Quindi per me sarebbe andata bene lo stesso, non era un problema. Va bene, grazie Giuseppe, grazie del contributo. Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Ciao, buona serata, ciao. Ciao Giuseppe. Vincenzo. Eccomi. Vai Vincenzo. Cosa vi devo dire? Vi posso dire che la cantera spagnola ha salvato il Foggia oggi, e con due gol spagnoli il Foggia è solo al secondo posto. Un magnifico gol dello spagnolo ci ha tolto le castagne dal fuoco, come si dice da queste parti. Magnifica partita, sbavature che non riusciamo a mandarci alle spalle, grandissimo Michele, speriamo che con queste parate non fa rimpiangere Narciso. Grandissima partita, grandissimo pubblico ancora una volta che non si è fatto attendere da questo appuntamento. Niente, i primi 15 minuti della squadra di Champions League, poi insomma dopo il gol un periodo di appannamento, però poi insomma ecco, abbiamo cercato il secondo gol con tutte le forze, anche De Zerbi ha inserito una quarta punta, insomma tutti insieme siamo riusciti a spingere il Foggia in questa vittoria che, ripeto, ci porta lassù in alto con la speranza di rimanerci più a lungo possibile, ecco. Benissimo. Poi... il viaggio posso dopo finire? Vai Manu, certo. Io volevo dire semplicemente una cosa molto importante, volevo dire che l'obiettivo primario è brindare, come ho detto prima, al secondo posto, però vorrei sprecare una parola in più con Michele, ha fatto delle uscite giuste al momento giusto. Per quanto riguarda il rigore, mia opinione opinabile, io ho visto che l'intervento di Michele secondo me era pulito, e forse il calciatore che avrà frequentato in passato un'ottima scuola di teatro, perché l'intervento di Michele era ottimo secondo me. E questo conferma, secondo me, la scarsa qualità comunque degli arbitri di questa serie, perché non è la prima volta che vediamo questi spettacoli. Poi fortunatamente è arrivato il secondo gol, però signori, se non fosse stato oggi per Michele, che veramente ha fatto delle parate importanti, non lo so di quale partita oggi dovremmo parlare. Grande Michele, grande Foggia, sono contento, andiamo avanti così, che adesso ci aspetta il Cosenza, che sarà un'altra squadra molto ostica, poi per di più fuori casa. Senti, c'era il gol del Foggia? Senti, io inizialmente... Allora, io sono un po' titubante sul primo... Io ho visto due volte, tre volte, ho scritto sul messaggio, non lo so, non mi sembra che sia entrata totalmente la palla, devo esserti sincero. Sportivamente parlando, quali noi siamo come gruppo, io la palla non l'ho vista entrare completamente. Diceva un nostro amico del gruppo,
che invece la palla è entrata per pochissimo tempo, ma è entrata. Io non lo so. Sì, molto... È chiaro che il gol è tale a prescindere da quanto tempo ci staziona da quelle parti. Certo, non però non è che deve farci la serata lì. Però forse non c'era, ma non lo so. Secondo me non c'era. Perché troppo tempo, insomma. Io dicevo nel fatto temporale che quando la palla è entrata c'era comunque un riflesso del ginocchio della gamba del portiere che va subito spinta. Ecco perché ho detto non è rimasta un tempo che deve rimanere in questo senso. Io, per me non era gol, non lo so, mi sbaglierò. Sì, diciamo che se non l'avessero dato non è che saremmo stati lì a pensare chissà cosa o quale, esatto, quale torto. Il tutto è avuto molto velocemente il viaggio. Certo. Certo, condivido. Va bene, io vorrei sentire Paolo, sì, che adesso ti abbiamo dato il tempo di prendere un pochettino confidenza con questo strumento, vorrei sentire un pochettino te. Ma guarda, allora intanto sono felicissimo della vittoria, anche perché è stata sofferta. Sono d'accordo con Manu, cioè... Il gol all'inizio anche a me non è sembrato che la palla insomma avesse varcato la linea, poi però rivedendola non sono riuscito a fermare ovviamente il fotogramma, però rivedendola mi era sembrata invece che il gol ci poteva stare. Sono felicissimo innanzitutto come appunto diceva Manu per Michale che ha fatto degli interventi e ha salvato la partita, e sono d'accordo anche sul fatto che secondo me non, il rigore non c'era assolutamente. Ha preso la palla l'attaccante, anche se colpevolmente lasciato solo, si è sembrato, cioè o è caduto o si è tuffato, però non mi sembrava assolutamente rigore. Come invece, devo essere sincero, mi sembravano rigore altri due interventi che abbiamo fatto, uno su un paio di minuti dopo, non so se l'attaccante sia caduto volontariamente o invece l'abbia toccato Coletti, e così come nel secondo tempo, prima del secondo gol, lo Iacono quando è stato ammonito Di Piazza sulla linea di fondo, ma non mi è sembrato tanto pulito quell'intervento, questo a essere sinceri. Quindi una partita così tirata fino all'ottantesimo senza riuscire a segnare con i minuti che passavano vale secondo me non il doppio ma il triplo in questa circostanza, cioè è fondamentale. Poi sono contentissimo anche per Riverola che finalmente ha segnato, ha fatto una grande partita. De Zerbi ha fatto i cambi azzeccatissimi nei momenti giusti, ha cambiato all'ultimo anche ovviamente Gerbo, perché ha inserito Gerbo per dare più consistenza al centrocampo. Diciamo che da questo punto di vista tutto è andato per il meglio. Abbiamo però subito due o tre contropiedi che potevano costarci la partita. Allora vediamo di sentire un po' chi allo stadio c'è, proviamo a chiamare i nostri amici uno alla volta, perché abbiamo un bel po' di collegamenti, quindi vorrei vedere... Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile, la invitiamo a riprovare più tardi. Benissimo, grazie. Il primo lo saltiamo, forse siamo arrivati un pochettino tardi. Proviamo a chiamare un altro amico. Oggi eravamo... ecco, abbiamo la possibilità di chiamare qualcuno di quelli. Io ce l'ho in ordine, così come arrivavano... Giovedì durante la partita vediamo se ci fanno sentire anche loro. Cioè, abbiamo già sentito l'aria dello Zaccheria con grazie a Giuseppe, vediamo se adesso no. Alberto, sì. Ciao Mitico Channel, ciao, Alberto, ciao, tu hai visto, ciao. Tu hai visto la partita da posizione Alberto. Privilegiata? No, perché l'ho vista come tutti, l'ho vista bene. Vabbè, allora diciamo che tu l'hai vista allo stadio oggi. Oh, già, sì, l'ho vista allo benissimo. Stadio. Sì. Viaggio posizione privilegiata rispetto a chi non l'ha vista in allo stadio, l'ha vista da casa, questo sicuramente, ma allo stadio oggi... Sì, Alberto, un attimo, Alberto, sì, un attimo solo che abbiamo un problema all'audio, cerchiamo di risolverlo. No, ma dovremmo aver risolto. Almeno ci
Sì, dammi soltanto un secondo. Prova a parlare. Sì, allora dicevo è stata una bella... Niente ancora. Perché allora non... Allora mi richiami? Ci siamo ora? Non sentiamo. Va bene, dai, ti richiamo. Ciao. Allora, abbiamo questo problema che vorrei capire, perché ma non sentite voi, però probabilmente si sentiva in... sentivamo fuori. E un attimo di pazienza, chiederei a Vincenzo di riprendere un po' la parola, così mi dà il tempo di vedere, di capire se posso sistemare qualcosa. Perfetto, va bene. A questo punto io farei una domandina a Manuel, insomma, che è un acuto osservatore, anche se insomma in terra di Germania. Ma De Zerbi, con quei cambi che ha fatto, no? Ti ha sorpreso o pensi che insomma con giocare a quattro punte sia stata l'arma vincente di questa sera? Secondo me giocare con quattro punte, soprattutto quando mi pare è entrato Foriano dopo, è stata una scelta azzeccata, nel senso che nonostante il 2-1 con quel cambio, diciamo che De Zerbi ci ha detto no, la partita dobbiamo vincere e soprattutto dobbiamo continuare ad andare avanti e a fare gol, perché sappiamo benissimo che De Zerbi non ha mai, insomma, non ha mai nascosto il fatto che contro Vargas era molto importante vincere, e l'ha dimostrato, e quel cambio è un totale perfetto esempio di come il Foggia doveva andare doveva appunto chiudere quella partita fino in fondo, perché comunque 2-1 sì, ci sta, però fare anche uno in più non guasta. Ora si sente lo squillo? Ora si sente, sì. Perfetto. Sì, adesso si sente. Allora? Alberto, sì, ci siamo, perfetto. Quindi ci stavi un po' raccontando, insomma, quello che era l'atmosfera. Sì, diciamo, a parte la partita e quindi, diciamo, l'aspetto tecnico della stessa, diciamo, oggi... Non so quanti spettatori c'erano, però insomma 13.000. Stadio pieno, e quindi esatto, più o meno erano quelli. E poi diciamo veramente un tifo incessante, che poi, e poi c'è stata l'apoteosi quando è arrivata la coppa che ha girato sotto gli spalti. Molto bello. Molto bello, molto bello. Senti, due parole per Michele le spendiamo. No, io le ho spese già la settimana scorsa, meno male che ci sono le mie parole registrate, perché io ho detto che Michele lo conosco da bambino e so che se parte bene la sua partita poi non ce n'è per nessuno. E non era facile in una partita dove lui è stato impegnato pochissimo, però in quelle due circostanze, e se vogliamo anche a rigore, visto che il rigore rivisto è sembrato veramente un tuffo di piazza, e quindi anche lì aveva coperto bene. È un portiere, adesso è un valore aggiunto in più in questo momento, secondo me. Sì. Importante. Grazie Alberto, grazie del contributo. Saluto a tutti, e ti salutano tutti. Bene, ciao, buona ciao, serata. Piaccio, ciao. Certo, insomma, in effetti è vero, Alberto l'aveva, non solo lui, ma in più di uno avevamo, in qualche modo ci eravamo espressi su Michali, che comunque la sua parte, insomma, l'ha fatta. Anch'io non sono convinto che ci fosse quel rigore, è vero? Non era assolutamente... Senti, secondo me no, perché l'intervento, ripeto, era fatto bene, era pulito, l'arbitro... Non sono d'accordo, secondo me non c'era, però ragazzi abbiamo vinto, io ho fatto comunque un gol in più, è andata bene. Io ho una domanda per voi invece, se mi posso permettere. Sì, dai, così poi dopo chiamiamo un altro amico. No, per la prossima partita, perché... quella la facciamo dopo, facciamo intervenire gli amici, vediamo, chiamiamo, proviamo a vedere Bruno, Piero, si chiama Piero. Sarzana. Da Sarzana, vediamo, Piero. Buonasera. Buonasera Piero. Allora, buonasera. Piacere di sentirti. Il piacere è nostro, ci fa piacere. La volta scorsa eri in macchina, ora sei bello tranquillo a casa. Sono a casa. Ti sei goduto questa vittoria?
Sì. Sono felicissimo che sia arrivata nei minuti finali, ma sofferta, ma e quindi bellissima, bellissima. Entusiasmante, ce lo meritavamo, un po' soffrendo, con un Michele che è stato decisivo in un intervento, e quindi Senti, soddisfazione per il nostro portiere foggiano. Piero, non so se tu hai potuto sentire quello che no, dicevano. No, questo no, purtroppo no. Alberto Mangano ci sottolineava appunto l'importanza anche di Michele, però ci sottolineava una cosa bella che è successa dopo, che noi non abbiamo visto, cioè il giro di campo che ha fatto la Coppa Italia conquistata qualche giorno fa, quando poi sei intervenuto anche tu in trasmissione. Certo. Certo. Secondo te quella Coppa vinta può aver dato quel qualcosa in più dal punto di vista dell'umore? Autostima. È vero? Ma io credo sia anche dell'umore e anche dell'autostima, di credere nei propri mezzi, fin quando la matematica non ci abbandona, perché non sognare, anche se poi, essendo realisti e obiettivi, dobbiamo mirare al secondo posto per giocarcela meglio con una squadra ostica che ho visto alla Spezia, qual è l'Alessandria, che mi ha impressionato. Beh, certo. Nella Coppa Italia dei grandi. Sì, sì, questo è vero. Se le cose dovessero finire così, ci toccherebbe l'Alessandria, e quindi è una squadra ostica, però essendo tifosi noi speriamo che il tutto vada a nostro favore. Certo, certamente. Beh, comunque sicuramente ce la possiamo giocare. Va certo, bene, certo. Io ti ringrazio, ti vogliamo qui. Prego, anche, è un piacere, anche le buon prossime lavoro. Volte. Saluto. Ciao, ti saluta Vincenzo. Sempre buonanotte. Grazie. Un amico, un abbraccio al grande Vincenzo Russo. Ciao. Benissimo, allora abbiamo la possibilità di chiamare Giacomo. Vediamo se possiamo inserire anche Giacomo. Sì, diciamo che dovrebbe essere in linea adesso. Vediamo di aggiungere anche lui. Stasera c'era, però lo facciamo dire da Giacomo, che è giusto che lo dica lui. Certo. Vediamo se andiamo. Stasera, vi ricordo, c'era un'altra cosa importante, quasi quanto la partita del Foggia, ed era la cerimonia di premiazione dei premi David di Donatello. Cosa c'entra col Foggia? C'era Giacomo, ci sei? Sì. Voi mi sentite? Ti sentiamo perfettamente. Giacomo, dici tu che cosa c'era stasera a Roma. Beh, a Roma c'erano le premiazioni per i David di Donatello, dove Valentino, mio fratello Valentino, era candidato come miglior fonico di presa diretta, e devo dire, posso già spoilerare il risultato? Puoi spoilerarlo, perché l'abbiamo detto. Perché nonostante, diciamo, non abbia vinto, devo dire che posso orgogliosamente dire che è stato bravissimo ugualmente. Sono molto felice lo stesso è vero. Di Valentino. Siamo felici e fieri di avere un amico, un rosso nero che partecipa da sempre alla nostra trasmissione, ma soprattutto un tifoso del Foggia che ha avuto un riconoscimento così importante, perché ricordiamolo che è importante anche soltanto entrare nella cinquina finale di quelli che vengono poi premiati. E stamattina è stato al Quirinale. Assolutamente, ma conoscendo Valentino, poi la dedizione, l'impegno, la passione che mette nel lavoro che fa, sono sicuro che questa sarà solo la prima candidatura di magari una serie di altre candidature. E me lo auguro e glielo auguro. Certamente. Beh, tu non eri a Roma. No, non ero a Roma, ero con un occhio alla partita e con un occhio a Roma. L'abbiamo fatto anche noi. La partita come l'hai vista? Capisco che tu eri quello meno diciamo concentrato di tutti, perché dovevi necessariamente seguire qualche altra cosa, ma la partita come l'hai vista? Il primo tempo l'ho visto quasi tutto abbastanza bene, devo dire che abbiamo dominato.
Il secondo tempo non, devo dire che non ho seguito con attenzione per potermi esprimere con precisione, però ho visto l'Eurogol di Riverola, questo qua mi basta perché va bene così, sono tre punti. Però il primo tempo li abbiamo schiacciati, quindi... sì. Beh, comunque dai, voglio dire, abbiamo fatto un altro passo in avanti, no? Ma io sono convinto che finché la sacrosanta matematica non ci condannerà, io sono contento comunque di fargliela sudare questa promozione al Benevento, se ci condanna i playoff, però io è un po' che dico che questa squadra, i playoff, è una squadra attrezzata per fare le partite andate e ritorno. I playoff sono la cosa più simile alle coppe europee che abbiamo, cioè il meccanismo è quello, con un vantaggio in più per chi arriva ai primi posti, perché sappiamo che arrivare secondi, e ora noi siamo secondi con due punti in più, giusto, rispetto a Lecce, anzi tre punti in più se andiamo a dirla tutta, perché noi siamo in vantaggio sullo scontro diretto, e vuol dire per noi fare la prima partita in casa. Ormai dobbiamo ragionare anche in quest'ottica, ormai ci siamo, i playoff sono una lotteria per chi arriva quarto, non per chi arriva secondo. Per chi arriva secondo un vantaggio c'è. Sì, sì, due punti su Lecce. E vabbè, ma loro ne devono fare tre, perché se ne recuperano due passiamo, siamo noi secondi. Sì, 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 assolutamente. Siamo nelle stesse condizioni di vantaggio che ha per esempio il Benevento nei nostri confronti. Ed è quello il motivo per cui è difficile pensare che noi si possa arrivare a scavalcarlo. Però vale anche per loro. È così. Ma voi che dite? Facciamo Giacomo, tu se puoi rimanere, finché puoi rimanere ci fa piacere. No, sì, ok. L'unica cosa è che io non vi vedo, quindi niente, vi sento, vi ascolto. Ci senti. Io provo nel frattempo a chiamare un altro amico, questa volta mi cancello quelli che abbiamo già chiamato, se no ne chiamo qualcuno due volte, e provo a chiamare qualcun altro, vediamo che cosa ci dico. Allora, su questa cosa, che poi arriviamo a sentire qualcun altro. Su questa cosa che vi ho detto, come la pensate? Cioè sul fatto che noi siamo comunque in una posizione di vantaggio per i playoff, ormai ragioniamo su questo, mancano tre partite, abbiamo due punti di vantaggio barra tre. Sì, ora dipende chiaramente solo da noi, basterebbe vincere queste tre partite e rimanere lì dove siamo. È vero che la matematica non ci condanna per quanto riguarda il Benevento, però insomma il Benevento anche ieri con minimo sforzo ha vinto la partita. Sì, non lo so, sforzo. Sì, beh, vabbè, sì, uno sforzetto l'ha fatto. Dire, non è che abbia sudato più di tanto, insomma. Certo. Si è dimostrata una squadra arcigna, insomma, che l'ha buttata dentro quando ci voleva. Quindi dobbiamo, secondo me, dobbiamo stare con i piedi a terra e pensare, insomma, di qualificarci il meglio possibile per i nostri playoff. Ecco. Rimanere secondi sarebbe l'ideale. Certo. Però paradossalmente, secondo me, il fatto che magari, dico paradossalmente, possa perdere dei punti il Benevento nelle prossime partite, metti caso che per un miracolo dovesse pareggiare col Martina, comunque non andrebbe a giocare con la stessa sicurezza che magari poteva avere ieri le restanti due partite. Sì, pressione, certo, certo. Non indifferente. Poi c'è anche l'ultima partita che con l'Agragas che abbiamo visto oggi, non è detto che vada a vincere là. Sì, ma secondo me anche perché l'Agragas cercherà di arrivare al nono posto per entrare nella Coppa Italia. Sì, io leggevo da qualche parte, cioè comunque signori, concordo con quello che dice sia Paolo che Giacomo. Nel senso che secondo me se Lecce gioca come sa e l'Agragas pure, che come ha detto anche prima come ho detto prima Locampo, Giuseppe, è una squadra, prego? Sì, sì, Giuseppe l'ho detto. Giuseppe Locampo è una squadra tignosa. Secondo me qualche punto riesce a strapparlo a Benevento. Io non, cioè io ho visto la partita del Benevento della volta scorsa, non mi è sembrato niente di eccezionale. Sì, ha fatto quel bel gol calciatore, ma secondo me le restanti partite a Benevento possono dare fastidio. Io non mi sentirei di dire è archiviata, non ce la facciamo. Sono d'accordo. Sì. Ma sì, è chiaro che io dico, per il secondo posto, come è successo già oggi, è di peso tutto da noi. Per il primo posto, chiaramente devi aspettare che gli altri si fermino. C'è l'altro, poi ormai ce n'è uno solo davanti.
È chiaro che siamo gli unici che possono andare ad acchiappare il Benevento. Questo mi sembra, evidente. Proviamo a vedere. Spiega anche perché ogni tanto Auteri fa delle uscite non molto educate e galanti nei confronti del Foggia. Certo, certo. Proviamo a vedere se oggi riusciamo a parlare con Tona. Squilla, benissimo. Vediamo se anche perché abbiamo vinto, quindi è giusto che partecipi anche lei. Pronto? Tona! Ciao! Ciao! Allora, come hai vissuto questa cosa, questa vittoria? Allora, prima di tutto l'ho guardata con un occhio alla premiazione. Quello del David di Donatello. Sì. E quindi c'avevo il computer davanti, sulle gambe, e la TV in sottofondo, però dai, che ti devo dire, la partita dei pali, delle traverse, quante ne abbiamo prese in totale? Mi sembra assai. 4? Assai. Sì. E arriverò con il crepacuore alla fine di questo campionato. Sono contenta perché finalmente li vedo buttare sangue e questo è sempre bello. È un po' che sta succedendo questo, nel frattempo volevo avvisare che l'immagine che si vede è importante perché l'hai citata, è un'immagine in cui si vedono sia Tona che Valentino e penso che l'altro sia Christian, vediamo se Christian ci dà l'ok. Sì, sì, e no. Dove eravate, in che campo? Eravamo a Rieti. A Rieti, sì, no, poi. Aprilia. Ad Aprilia, sì. Sì, Christian ci chiede come abbiamo avuto questa foto. Noi abbiamo dei potenti mezzi che ci consentono di avere informazioni su tutto e su tutti. Vuoi dirci due cose su quello che dobbiamo fare noi adesso? Cioè, adesso ormai siamo a metà del guado, abbiamo due punti in più rispetto a Lecce. Oggettivamente ci siamo staccati e vorremmo mantenerli come minimo, giusto? È importante perché sai la differenza è questa, andare a Cosenza per cercare di portarsi a tutti i costi 3 punti perché dobbiamo cercare di agganciare il Benevento o cominciare a ragionarsi a farsi due conti che sì, se arriva la vittoria è bene, ma tutto sommato se portiamo un punto via da Cosenza non è che proprio ci dobbiamo strappare le vesti. Tu come vedi? Io le voglio vincere tutte. Io da mo alla fine le voglio vincere tutte. Tutte. Non le vengono tutte. Non ne vuoi lasciare neanche una agli altri. Neanche, hanno dormito 2 mesi, mi devono vincere tutte le partite fino alla fine. Brava donna. No, io guardo, appena l'incontro li sputo in faccia. Poi beh. Vabbè, apposta. È bello vedere dopo una Coppa Italia una bella vittoria alla fine. È giusto. È una metafora, chiaramente. È una metafora. Giacomo dice che è una metafora. Sì, certo. Va bene. Che buttano finalmente il sangue, però lo devono buttare fino alla fine. Perfetto. Me lo devono. Lo devono a te e a tutti quelli che stanno fuori, cui vale tanto questa cosa qui. Se poi, nonostante tutto, il Benevento continua a mantenere il vantaggio nei nostri confronti, però possiamo giocarcela bene perché non siamo l'ultima delle squadre che può fare i play-off, ti pare? Diciamo che almeno la Coppa è servita per capire che nelle gare secche o comunque andate e ritorno, tutto sommato ce la possiamo giocare. Michele mi sembra che si è ripreso, dai. Sì, è vero, dobbiamo essere onesti. Insomma. Non è che non sono preoccupata più di tanto per questo, perché se questo fiducia lui o questa fiducia la squadra che si fida di lui, quindi dai. In quello possiamo giocare magari più tranquilli. Io le gare secche ce la possiamo fare, però lì di fare il sangue. Noi dobbiamo stare attenti. Va bene, Tona. Noi ti ringraziamo. Volevo chiederti se Viola aveva previsto il risultato. No, oggi è stata una giornata frenetica. Pur di vedere all'inizio della partita l'ho schiaffata a letto. No, perché se ti diceva che il risultato era 1-1 era perché il gol, magari quello di Mazza, era fuori, poi non lo so, insomma, se si fa un po'. Questa volta ammetto che non l'ho interrogata, mi farò perdonare per la prossima. Va bene, allora per Cosenza vogliamo saperlo un po' prima, così ci prepariamo, dai.
Va bene. Grazie Tona, grazie assai, riporteremo quello che ci hai detto ai giocatori, così la piantano di festeggiare e si concentrano per la prossima partita. Benissimo, bene. Abbiamo capito subito qual è la storia. Grazie. Un bacio a tutti. Va bene. Alla prossima. Ciao Tona. Ciao, ti saluto. Ciao. Comunque pensavo una cosa importante. Noi sì, effettivamente siamo obbligati a vincere, però gioco forza al tempo stesso. Se Dio vuole che noi continuiamo sempre a vincere, il Lecce deve anche vincere, altrimenti poi perde anche la possibilità di fare i playoff. No, quindi, ma io mi riferivo a obbligati a vincere rispetto al Benevento, sempre perché... di brindare il secondo posto, naturalmente, i playoff. Perché voglio dire, il nostro problema ce l'abbiamo, dobbiamo vincere per forza se vogliamo avere un minimo di speranza di acchiappare il Benevento, che secondo me è molto complicato e difficile, questo abbiamo capito. Sì. Mentre se dobbiamo tenere a bada il Lecce, secondo me a Cosenza non è che puoi essere troppo sconsiderato. Perché se porti via un punto a Cosenza, devi vedere il Lecce se te ne recupera due. E comunque anche se te ne recupera due il Lecce, perché vince la prossima e noi pareggiamo, comunque sia noi siamo in vantaggio. Sì, noi dobbiamo vincere domenica prossima, sabato, quando si va, su questo non ci piove. Sì, Stavo dicendo che magari poi togliamo i punti. Ma il ragionamento è questo. Se noi per andare a vincere rischiamo di... Perdere per noi vuol dire poterci far scavalcare, abbiamo solo due punti di vantaggio. Quindi io un minimo di ragionamento, di prudenza. Poi è chiaro che il Foggia non è fatto per buttare la palla in tribuna, perché non lo sa fare. Credo che abbia un fatto di carattere religioso che lo impone. Non è nella mentalità di De Zerbi andare lì per un pareggio, scordiamocelo questo. Poi se la partita si mette in un certo verso, allora può darsi che ti ci mette un difensore in più, ma ora i difensori non ne abbiamo, quindi il Foggia secondo me andrà a Cosenza a fare la sua partita e poi il risultato è quello che succede sul campo, quindi penso che De Zerbi vada lì e per blindare lo 0-0, l'1-1, quello che sarà. Mi fate lanciare la pubblicità e ci sentiamo subito dopo? Due minuti? Okay. Va bene, a fra qualche minuto. Signore e signori, pubblicità. Bene, siamo tornati, siamo di nuovo qui. Io prima di provare a chiamare l'ultimo amico, poi vediamo se magari Tonio Sepa ci può raggiungere entro la fine della trasmissione. Volevo un po' capire questa cosa, proiettiamoci alla prossima partita. Noi abbiamo visto oggi, volevo lanciarvi questo spunto, che l'Agragas, quindi non esattamente una squadra in lotta per andare in Serie B, una squadra buona sì, ma no, sicuramente non a livello del Foggia, del Lecce, l'Agragas nel momento in cui noi eravamo in avanti perché noi dovevamo vincere oggi, è riuscita ad arrivare almeno tre volte davanti a Micale. E poi Micale ci ha messo la pezza, perché comunque ha fatto gli interventi giusti. Ha fatto persino una cosa che lui non fa mai, è uscito dalla porta, non tantissimo, un pochettino, però è uscito, cosa che lui normalmente non fa.
Se però di fronte invece di esserci l'attaccante dell'Agragas ci sarà quello del Cosenza, forse qualche problemuccio in più ce lo crea, quindi cercare di vincere a tutti i costi vuol dire sbilanciarsi dietro. Facciamo un giro, partiamo da Paolo e cerchiamo di capire come la vedete, perché insomma noi dobbiamo raggiungere anche un minimo di risultato, quindi noi dobbiamo in qualche maniera... Senti? Sì, sì, dimmi Paolo. No, dicevo, ad Andria a Lecce abbiamo perso esattamente così, cioè abbiamo giocato molto sbilanciati in avanti e loro ci hanno infilato in contropiede, cioè a Lecce in realtà quando siamo andati a giocare Lecce giocava dietro la linea del centrocampo in 11, noi ci siamo sbilanciati in avanti e loro in contropiede ci hanno fatto il primo gol, poi abbiamo subito gli altri due, sì. Per cui la mentalità di De Zerbi è sicuramente quella di andare lì per vincere e tutti secondo me siamo orientati verso questo obiettivo, però come dicevi tu bisognerebbe andare lì con prudenza e aspettare che siano loro a scoprirsi, perché poi noi il gol prima o poi lo facciamo, il problema è non subirlo specie nei primi minuti, perché poi dopo è difficile recuperare. Certo, certo, condivido. Giacomo, tu che sei un cultore di De Zerbi, penso che sia uno dei massimi supporter di De Zerbi. Beh, diciamo che non l'ho abbandonato nel momento delle difficoltà. E... Adesso con la Coppa, il secondo posto e tutto il resto, figurati. Continuo a pensare che sia l'allenatore giusto per noi e l'allenatore in prospettiva per noi. Nelle prossime tre partite, l'allenatore giusto che deve fare? 9 punti. Tranquillo. E no, proprio... Ma ce la fa... basteranno? Dipende per fare cosa. Per arrivare secondi, sì. Per arrivare primi, forse. Però io sono per la vittoria, come ha detto qualcun altro, come dice De Zerbi. Per me è meglio provare a vincerle tutte, poi si vede. Va bene, va bene. Con questo, ragazzi, io vi lascio. Bene, Giacomo. Perché devo scappare. Però... ci abbracci, beh, diciamo, poi lo faremo noi, Valentino, però... È stata una cosa molto bella. Ogni tanto io andavo a vedere qui ho il televisore o Sky che sta trasmettendo la cerimonia di premiazione di David di Donatello ed è qualcosa di molto bello. Ecco, forse non saranno belli quando gli Oscar, ma forse anche con un po' più di classe, perché gli Oscar un po' pacchiani sono. Vero. Devo dire una bella cerimonia, emozionante. Sì. Poi vorremmo chiedere Giacomo, così perché c'è stato un amico che lo ha chiesto, non faccio il nome, stamattina ha incontrato anche la Ferilli. Sì, credo di sì. Ha incontrato anche la Ferilli, bene, una cosa importante. Sì, vabbè, noi guardavamo Mazza e lui la Ferilli. Ciao Giacomo, buona serata. Ciao, ragazzi. Ciao, 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 ciao. E Vincenzo, mo ti devi esprimere tu. Ma io Paolo si è espresso. Scusa, per la Ferilli dicevi? No, senti, questa è una trasmissione che parla di calcio, della Ferilli sì, tratteremo in tanto Mitico Channel si occupa anche di altre cose. Sulla Ferilli faremo se voi faremo un'intervista ad hoc, la intervistiamo. Siamo trasversali noi, Vincenzo. Assolutamente. Non c'è... Allora, tu stavi dicendo qualcosa, cioè le prossime tre partite. Sì, e io sono d'accordo con quello che ha detto Giacomo, cioè dipende solo da noi, intanto dipende solo da noi il fatto di rimanere al secondo posto, se dovessero vincere tutte e tre le partite, a questo punto noi rimaniamo al secondo posto. Poi con i se e con i ma non si fa mai niente, insomma. Il Benevento è lassù, però può darsi pure che inciampi qualche partita, anche c'era la partita con l'Agras, quindi niente, io direi di provarci a scalare ancora un altro posto, visto che siamo lì, è difficilissimo, però insomma dipende solo da noi. A Cosenza si va per vincere, quindi. Sì, assolutamente, con De Zerbi non puoi andare lì a contentarti di un pareggio, quello che è. Cioè, a priori sto dicendo. Certo, mi sembra giusto. Cioè, quando tu vedi una squadra schiaccia Sassi che ti fa 5 vittorie su 5 e ti vince anche una Coppa Italia, è normale che poi tu sulla scia di queste vittorie puoi vedere che il Foggia comunque
non è vedere più... sempre Foggia vincere. Certo, Manu, non è più la squadra di 4 pareggi su 4. Esattamente, capito? Però i punti, anche questo, Biagio, di tutte le partite che mancano, quello che avevo sempre in testa io, è un appunto Caserta e Cosenza, che poi sono queste due partite che io ho più in mente, perché sapevo che con l'Agres, con le altre, c'erano ottime possibilità. Con Cosenza sicuramente, però è una squadra tatticamente parlando superiore a Vacacas, no? Penso che certo, su questa cosa siamo d'accordo tutti. Ed è, e si gioca che, a Cosenza, poi prego, sì, a Cosenza, infatti, si gioca a Cosenza, capito? Teniamo sì, conto anche di questo, che non è da poco. Non è da poco, però insomma abbiamo vinto anche a Caserta, che era un campo, diciamo, ostico. Non mi sento di escludere di non potercela fare, però signori, se dobbiamo andare avanti dobbiamo farcela. Certamente, proviamo a vedere l'ultima telefonata che avevamo fra queste, se riusciamo ad avere qualcuno. Il telefono squilla. Pronto? Giovanni, pronto? Buonasera, ci sei? Ciao. Ciao Giovanni. Ci sono. Allora, tutto bene. Allora, Giovanni Cataleta è andato allo stadio. Direi proprio di sì. Senti. Sono anche tornato a casa. Benissimo, questo ci fa piacere, quindi sei calmo, tranquillo e puoi rispondere. Noi siamo arrivati, abbiamo commentato la partita, abbiamo parlato di tante cose, vorremmo sapere da te due cose. Una te la faccio dire dopo, sui tuoi progetti sì, immediatamente prossimi ormai. Sì. Però dici prima del tuo progetto ci sarà qualche cosa, ci saranno queste ultime tre partite. E cercavamo di ragionare, sì, perché ormai i tre punti ce li siamo sì, presi, siamo a due punti avanti. La domanda che giro a te, l'ho fatta anche agli altri, come dobbiamo sì, affrontare le prossime tre partite, soprattutto quella di Cosenza che è la prossima? Le dobbiamo affrontare cercando di vincerle, perché facciamo la corsa sul... Cioè noi siamo a due punti sopra il Lecce e quattro sotto il Benevento. Il Benevento. Che dobbiamo fare? Rincorrere il Benevento o mantenere dietro il Lecce? No, dobbiamo tenere sott'occhio tutte e due le possibilità, anche se pensando per un attimo che non siamo tifosi, ma osservatori insomma più distanti, dobbiamo dire sicuramente che noi insomma abbiamo il secondo posto in tasca, ma il secondo posto quello buono, cioè il secondo posto in assoluto, saremo la prima delle seconde. E quindi avremo una serie di vantaggi ad utilizzare questo privilegio di essere arrivati secondi. Certo. Perché come sapete c'è il vantaggio di disputare la partita secca in casa, la prima partita secca in casa, e poi l'eventuale semifinale e finale in casa, disputare in casa la partita di ritorno. Quindi certo, diciamo... ragionando da tifoso, io penso ancora al primo posto, però insomma dobbiamo essere oggettivamente consapevoli che è difficilissimo. Mi pare che il Benevento debba giocare contro l'Akragas, che è una squadra sì, tostissima, come abbiamo visto oggi. Sì. Una squadra tostissima, con un allenatore di cui sentiremo parlare, perché io ho raccolto notizie positive su questo allenatore, Pino Rigoli. Che è molto bravo e ha messo bene in campo, paragonato a un certo Pasquale Marino. Sì, ci ha chiuso più delle altre squadre tutti gli spazi. Ma ha chiuso molto bene, in maniera perché è riuscito anche a ripartire. Sì, è riuscito a ripartire pericolosamente, meno male che finalmente abbiamo riscoperto il nostro Micale, che insomma è stato decisivo in un paio di circostanze. Sì, quindi sono contento, oltre che per la vittoria, anche perché si è dato uno scossone positivo, una botta di adrenalina forte per Micale, che veniva denigrato ripetutamente, insomma, c'ha le sue colpe sicuramente, il buon Micale, però quello è un ruolo in cui c'è bisogno di giocare, c'è bisogno di fiducia. E quindi adesso finalmente ha la fiducia di tutti, perché addirittura è stato a fine partita, almeno nel settore in cui stavo io, è stato gridato a piena voce Micale, insomma, cosa che effettivamente fino a qualche settimana fa mi sembrava insomma una cosa incredibile. Certo.
Allora, prima di parlare del tuo progetto futuro, vediamo, c'è una domanda per te da Manu, faccio io da ponte. Sì. Sì, io volevo dire, diciamo che in un certo qual modo Giovanni ha detto quello che abbiamo detto noi prima riguardo la possibilità dell'Acacas, che è una squadra molto ostica. Secondo lui, squadre anche come il Lecce, insieme all'Acacas, possono anche strappare qualche pareggio e quindi darci la possibilità di rubare qualche punto al Benevento, dici? Sì, sì, col Benevento. Sì. Allora, Manu chiede: squadre come l'Agragas e Lecce sono nelle condizioni di poter stoppare il Benevento? Non dico battere il Benevento, ma almeno stoppare. Anche se non ci servono due pareggi, sì, un punticino sicuramente lo rosicchia l'Agragas al Benevento. Perché a me il Benevento è una squadra che non piace, è una squadra che, a parte, diciamo, il solito luogo comune degli aiuti, non ha il carattere trasmesso da quel volpone dell'allenatore, però diciamo che c'ha elementi vecchi, logori, che insomma fanno ricorso al mestiere per poter... Certo. Per poter averla meglio, insomma. Anche se ci faceva notare poi Paolo che due pareggi sarebbero inutili, perché comunque recupereremmo, ammesso che vinciamo tutte e tre le partite, solamente 4 punti, che non bastano più. Quindi dovremmo aspettare. Sì, secondo me, insomma, dobbiamo essere onesti, insomma. Sì. La classifica non è bugiarda, la classifica alla fine dice sempre la verità. Certo. Noi abbiamo buttato al vento quelle partite che sappiamo, abbiamo regalato 4 pareggi interni, a parte, diciamo, la partita contro il Monopoli, che quella è una partita a parte, perché non irripetibile, insomma. Certo. Quindi non abbiamo da recriminare al momento nulla, perché anche noi, insomma, il rigore di domenica scorsa a Caserta, insomma, non era questo rigore sacrosanto. Gli errori, senti, alla fine si pagano. Un'ultima cosa però ce la devi dire. Tu stai lavorando, beh, chiaramente io lo so, a un progetto che è una cosa che farà sicuramente piacere ai tanti tifosi foggiani e agli amici di Mitico. Ce ne parli, ci dai un'anticipazione? Lo so che non dobbiamo dire troppe cose, ma qualche cosina ce la puoi dire? È quasi completo un nuovo libro mio, il mio nuovo libro sarebbe il terzo, che non sarebbe altro che una raccolta di storie, cronache, tutte legate ovviamente alla passione che ho per il Foggia da oltre 50 anni. Trovato un buon editore? Ho trovato un buon editore, anche molto vicino a noi, quindi locale, foggiano, posso definirlo solo con un aggettivo, mitico. Ah, benissimo. E quindi scende in campo mitico. Quindi. Mitico fa l'esordio anche come editore, chi meglio di mitico può recepire questi racconti che non sono altro che nascono da una passione intensa, ma soprattutto da testimonianze dirette, perché insomma io ho l'abitudine di raccontare tutto quello che ho raccontato nel libro, certo. Non sono altro che testimonianze dirette e non racconti di quarta mano, insomma, conservate per tanto tempo nel cassetto della memoria, vengono adesso le tiro fuori per risvegliare emozioni e strappare sorrisi, perché molti episodi sono esilaranti, certo. possono molti sono aneddoti che riaccendono il ricordo di chi ha vissuto queste storie, però mirano anche a incuriosire le nuove generazioni che sono innamorate del Foggia. Abbiamo visto oggi quanta, certo, gente c'era, insomma. Beh, senti, l'ultima cosa che ci puoi dire, ci anticipi solo il titolo o non lo possiamo ancora dire? Il titolo sarà però non ci spiegare poi perché quel titolo. Il titolo sarà il distintivo dalla parte del cuore. Bene.
e non vi posso dire perché, ma è un distintivo, è inutile dire di che squadra sarà e di quali colori è. Sì. Distintivo dalla parte del cuore, come sottotitolo, storie, racconti e cronache di una passione. Beh, allora ci hai già detto tanto, noi ti ringraziamo per questo, sì. Hai stimolato la curiosità di tanti, poi magari nei prossimi giorni daremo qualche altra notizia e poi aspettiamo l'uscita ufficiale del libro. Grazie Giovanni. Grazie. Va bene, saluti a tutti. Ti salutano tutti quanti. Ciao Giovanni. Ciao, buonasera. Va bene, ciao, buonasera per Forza Foggia. Ciao. Allora, amici miei, siamo arrivati alla fine. Ci siamo portati a casa anche quest'altro risultato e facciamo l'ultimo giro. Io vi ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, ringrazio voi che siete stati qui in trasmissione, vista anche l'ora tarda, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine e spero che si possa andare avanti. C'era qualche amico che si lamentava, ci ha scritto un argomento che non possiamo trattare ora, cioè il fatto che ci si debba registrare adesso per vedere Sportube, ma penso che quelli che rimarranno in Serie C l'anno prossimo devono sapere che pagheranno qualche cosa, ma parlano di una somma simbolica e forse per questo motivo si parte già con la registrazione che al momento è gratuita. Anche noi pagheremo per vedere il Foggia, perché so che si paga, sì. Sì, è vero, quindi noi paghiamo comunque. Su Sky? Sì, sì, si paga, certamente. Allora, giro finale. Avete parlato di tutti, l'augurio e i saluti, beh, facciamo il giro, facciamo al contrario, Vincenzo, Manu e finiamo con Paolo che si è aggiunto a noi e che, insomma, Paolo adesso ti vai a prendere una bella webcam e tu ormai fai parte del gruppo perché qua funziona così, Questa è la... ormai. Ci hai messo 51 puntate, Paolo, guardate che Paolo è uno di quelli della prima ora, adesso non mi fraintendete, intendo dire che lui è uno di quelli che è stato il fautore dell'idea di fare qualche cosa su internet a beneficio dei tifosi foggiani. Anzi, forse una delle prime cose, i suggerimenti sono arrivati da lui, è vero Paolo? Sì, sì, no, è vero, ma comunque diciamo che la mente effettiva sei stata tu, cioè tu veramente hai dato una svolta a tutti noi che siamo fuori. Io non finirò mai di ringraziarti perché mi ricordo che già da 2 anni eravamo pochissimi che ci connettevamo col tuo sistema a quel tempo rudimentale, no? Nel 2012 erano pochi, c'erano pochi accessi possibili, no? Per cui c'era un gruppo ristrettissimo di persone che potevano riuscire a vedere la partita. E poi sei stato tu bravo che sei riuscito a implementare tutto il sistema e a portarlo avanti. Però guarda, hai veramente dato una svolta a tutti noi tifosi del Foggia che siamo fuori e che non riusciamo a vedere le partite, non riusciamo a sentire le trasmissioni. Non so che dirti, ma non avevo lanciato io l'idea. Non ho fatto nient'altro che raccogliere l'esigenza di molti di noi che però l'idea effettivamente ammetto io per primo non avevo ben chiaro l'idea di quanto potesse essere forte la nostalgia di Foggia in questo momento. Voi tre fra la Germania, Ravenna e la Toscana siete tutti molto lontani. E quindi, ma siamo anche molto vicini in questo momento, ci sentiamo molto vicini anche certo. Se stiamo lontani, certo. Hai accorciato le distanze, certamente. Allora terminiamo, a chi tocca ora? E poi l'amicizia fa tutto il resto, certo. Terminiamo con Manu. Andiamo, ma Vincenzo non ha parlato, deve... No, io mi sono già espresso, quindi benissimo. Incrociamo le dita e andiamo avanti. Manu, finiamo con te, noi finiamo in Germania. Sabato, domenica giochiamo noi, mi pare. Noi giocheremo domenica alle 15. Insomma, un saluto naturalmente 30, a Christian, a Eugenio, Eugenio e a tutti quanti, anche a Valentino che... Pino, Valentino, insomma, certo. Tutti quanti. Un grande saluto e sempre Forza Foggia, andiamo avanti così. Bene. Grazie a tutti, a questo punto lancerei la sigla e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e che ci seguiranno nei prossimi giorni. Ciao e Forza Foggia. Ciao, ciao a tutti. Ciao Forza Foggia sempre. Ciao.